Ciao a tutti, benvenuti, spero state bene oggi. Di recente mi sono capitate alcune conversazioni con amici e familiari italiani e con alcuni studenti olandesi di qui di Amsterdam sul tema vegan. E da queste conversazioni è nata una ricerca, insomma, di una definizione e magari di una differente definizione tra i termini vegan o vegano, vegana in italiano e veganismo in italiano. Questo video quindi tratta appunto di queste definizioni, se c'è una differenza e se questa differenza importa e se il veganismo fa per tutti. Inizio col permettere che la definizione di veganismo è tutt'oggi controversa. Facciamo un passo indietro con la storia. La dieta vegetariana, che può essere parecchio diversa a seconda della persona a cui chiedi, è datata alcuni millenni di anni fa e si è diffusa principalmente in India e poi tutti i paesi affiliati e poi nel 1800 è diventata decisamente popolare anche nel resto del mondo. Balziamo poi nel 1944 quando Donald Watson dà una definizione del termine vegan, non veganismo, del termine vegan, proprio per distinguerla dal marasma delle opzioni in termini di dieta vegetariana che ormai si erano sviluppate ed erano abbastanza popolari. In quell'anno esce il primo numero del Vegan News, il giornale vegan, in cui appunto viene dato la prima definizione del termine vegan. Ve la metto qua a sovrappensione, in inglese, magari fai pausa se te la vuoi leggere, ma il succo è che il termine vegan viene associato a una dieta, quindi a un tipo di alimentazione in cui vengono esclusi qualsiasi tipo di prodotto animale, di origine animale, per differenziarsi invece da, per esempio, vegetariani, fruttariani, eccetera, peschetariani, ci sono un sacco di diversi tipi, insomma, di dieta vegetariana, a seconda se uno esclude, per esempio, la carne ma non il pesce, oppure non mangia carne e pesce ma consuma, per esempio, uova e latticini. E allora Watson cercava un termine appunto per distinguersi da tutti questi altri tipi di dieta che spesso vengono semplicemente definiti vegetariani. Una prima confusione su vegan, veganismo, vegetarianismo, eccetera, nasce dal fatto che proprio verso quegli anni lì e soprattutto poi alla fine del secolo scorso, accanto ai prodotti animali che consumiamo in termini di cibo, ci sono tutta una miriade di altri prodotti di origine animale che vengono utilizzati in altri settori e che fanno parte della nostra vita quotidiana. E facendo fronte alle richieste di coloro che appunto hanno adottato una dieta vegana, anche questi altri prodotti vengono modificati e resi vegani, nel senso di non utilizzare dei prodotti di origine animale. Infatti nascono le scarpe, i portafogli, le borse, le cinture di pelle vegana, quindi non di cuoio che deriva magari da una mucca. Allo stesso modo i volanti, le cinture della macchina, i sedili della macchina, i sellini delle biciclette, eccetera, anche lì non di cuoio ma in materiale sintetico, nonché ovviamente tutto il vestiario, tipo i piumini di piuma sintetica, non di piuma d'oca, i maglioni che anzi di essere di lana merino, per esempio, quindi che vengono dalle pecore, vengono fatte in lana sintetica e così via. Quindi, posto che la prima definizione che era stata data del termine vegan era una dieta vegana, ma vista sempre più la richiesta di prodotti che non sono alimentari, che quindi non si circoscrivono a una dieta alimentare, ma che fanno parte della nostra vita quotidiana e che però siano appunto di origine non animale, si è diffuso il termine di veganismo, che nell'accezione popolare, nel senso proprio del popolo, popolino mi verrebbe di dire, quelli che non usano magari due neuroni in più, ma si limitano giusto a guardare la definizione di Wikipedia, non me ne voglia Wikipedia, sei un pochettino carente, un pochettino superficiale su tanti punti di vista. Allora, nella sezione popolare, il veganismo viene associato a non usare i prodotti di origine animale, sia in termini di dieta vegana, ma anche nell'uso di altri prodotti, insomma, che non hanno nulla a che vedere con il cibo che mangiamo. Questa che vi metto a monitor è la definizione di veganismo che trovate su Wikipedia tutt'oggi. Come vedete, voglio dare atto a Wikipedia per comunque aver quantomeno introdotto il termine filosofia,
Ma se vai a vedere, poi Wikipedia comunque continua ad associare il veganismo prevalentemente a una dieta, perpetrando quindi questa confusione tra i termini vegan, dieta, e veganismo, esclusione di prodotti animali in generale. Questa confusione che ha dato e continua a dare adito a controversie anche all'interno della comunità, diciamo, dei vegani, la Vegan Society ha deciso di dare un'altra definizione rispetto alla prima che aveva dato nel 1944, un po' più approfondita, e ha quindi dato una definizione in questo caso di veganismo. Questa definizione di veganismo che mi metto qua a monitor dice, ve la traduco live: il veganismo è una filosofia, è un modo di vivere che cerca di escludere, per quanto sia possibile e praticabile, tutte le forme di sfruttamento e di crudeltà verso gli animali a scopo di dieta alimentare, abbigliamento o qualsiasi altro scopo. E, per estensione, promuove lo sviluppo e l'uso di alternative prive di prodotti animali a beneficio degli animali, degli esseri umani e dell'ambiente. In termini strettamente dietetici, indica la pratica di astenersi dal mangiare i prodotti derivati in tutto o in parte da animali. Bisogna dire che il veganismo, inteso con questa accezione appena definita come filosofia e stile di vita, eccetera, eccetera, non è un concetto nuovo. Infatti, se tu vai a vedere nella storia, dagli annali, sai, i libri che sono arrivati fino a noi, puoi vedere come personaggi storici illustri, famosi, erano già vegani, nel senso di che hanno abbracciato lo stile di vita, la filosofia del veganismo. Me ne sono segnata un paio di questi qua punti famosi: ci sono Pitagora, Buddha, Ovidio, San Francesco d'Assisi, Leonardo da Vinci, Voltaire, e poi più di recente, verso 1800, abbiamo William Blake, il poeta inglese, Mary Shelley, quella di Frankenstein, Benjamin Franklin, e poi ci sono altri, insomma, personaggi, ma siamo già qua agli albori del 1900. E questi sono solo quelli che sono, tra virgolette, passati alla storia, per ben altro ovviamente, non per il veganismo, ma proprio perché comunque sono stati personaggi famosi, abbiamo avuto modo anche di sapere che hanno abbracciato la filosofia del veganismo, ma chissà poi quanti altri in realtà illustri sconosciuti, o a noi, insomma, rimasti sconosciuti nella storia, hanno effettivamente poi abbracciato il veganismo e magari promosso, sta passando un trattore gigante, è promosso, insomma, questo metodo, insomma, di compassione verso gli animali e il cercare magari delle alternative che fossero di beneficio un po' a tutti. E ci tengo solo a precisare che ho dato un colpo alla camera come al solito. Ci tengo solo a precisare che il termine veganismo non ha nulla a vedere con la religione o comunque con la spiritualità, nel senso che tu puoi avere il tuo credo religioso, qualunque esso sia, e comunque aderire al veganismo, così come tu puoi essere ateo e aderire al veganismo. Il veganismo è uno stile di vita. È come adesso c'è un po' la ribalta degli stoici, anche lì, che è datata un po' di migliaia di anni fa, e tu puoi essere stoico. Poi anche lì bisogna vedere cosa si intende, ma comunque può essere stoico, ma essere anche, non lo so, cristiano, piuttosto che qualsiasi altra cosa. Dunque, posto che effettivamente due definizioni diverse, termine vegan come dieta e termine veganismo come filosofia e tutto, insomma, quello che abbiamo detto fino adesso, effettivamente esiste, ed è stata data proprio dalla Vegan Society, quindi mi sembra, come dire, tra virgolette, l'autorità, no? Cioè, se non loro, che sono quelli che lo promuovono, eccetera, hanno ragione, tra virgolette, nel dare una definizione, no, non so chi altro. Quindi dire che non c'è una distinzione, quantomeno a livello di definizione, non so, non mi sembra avere tanto senso, perché è proprio anche scritta, quindi c'è, sì, c'è una differenza in termini di definizioni. Adesso secondo me c'è da capire se abbiamo bisogno di questa distinzione, e se abbiamo bisogno di questa distinzione, perché ne abbiamo bisogno. Ma
Guardate, questa controversia, se ci sia effettivamente una differenza e perché dobbiamo averla oppure no, è reale ed è abbastanza diffusa anche appunto tra i vegani, perché in tanti, coloro che insomma si definiscono o comunque hanno magari dei canali YouTube eccetera che sono legati al vegan, si definiscono vegan ma solo in termini di dieta, e quindi per esempio tutti i loro contenuti hanno a che fare esclusivamente con per esempio ricette o comunque alimentazione, anche se spesso e volentieri non sono nutrizionisti, quindi insomma alcuni di questi danno anche delle ricette, dei consigli, secondo me un po' così superficiale, a volte un po' strampalati. Ma non solo, alcuni vegani dicono che non c'è nessuna differenza tra il termine vegan e veganismo, perché per loro la motivazione retrostante, quindi che sia in termini per esempio esclusivamente alimentari, che sia invece una ragione etica e morale, per loro la motivazione non conta nulla, perché non vogliono, e parafraso delle citazioni insomma che ho trovato online su blog per esempio di vegani o comunque che ho sentito in video di vegani, dicono loro non vogliono limitare la loro identità e non vogliono insomma etichettarsi come vegan. Alcuni vegani dicono: ma io posso essere vegan perché il medico me l'ha consigliato, mi ha detto guarda, abbiamo provato già delle altre diete, delle cose, ti consiglio adesso di provare la dieta plant-based, in inglese, che noi traduciamo, come traduciamo, a base vegetale? Probabilmente diciamo dieta vegana, presumo, in italiano. Oppure dicono: io sono vegan perché voglio ridurre le possibilità di avere un'altra pandemia. Devo dire, io personalmente sono contenta se una dieta plant-based aiuta a migliorare la tua salute, e sono anche relativamente certa che se avessimo tutti una dieta plant-based non avremmo problemi di pandemia, o almeno non nei termini in cui l'abbiamo così di origine zoonotica. Prima di continuare volevo solo ricordarvi, a chi non lo sapesse, che io adesso ho 37 anni e sono vegana da 5, quindi per 32 anni della mia vita io ho consumato prodotti di origine animale nella classica dieta italiana, quantomeno quella classica piemontese, perché io sono di un paese vicino a Torino, quindi insomma quello che consumavo, no? Salumi, formaggi, come taglieri, e, non lo so, le polpette, qualsiasi cosa. E quindi le stesse, direi, obiezioni, non tanto battute, devo dire, però quantomeno le stesse obiezioni a coloro che magari erano vegani e si accingevano ad affrontare l'argomento, le ho fatte anch'io. Dunque, uno dei motivi per cui penso che coloro che sono vegani ma non lo vogliono dire, oppure non vogliono creare questa distinzione tra dieta vegana, plant-based, e veganismo come modo di essere, filosofia di vita, derivi dalla poca accettazione, se non mancanza totale di accettazione, che ci viene riservata spesso proprio dalle persone più vicino a noi, familiari, partner, gruppo di amici. Cioè, nel momento in cui comunichiamo di essere vegani riceviamo una specie di oddio, occhiatacce, a volte addirittura proprio astio. Peraltro, se già comunicare che io non mangio carne, no, oppure non mangio più carne, sollevano il classico sopracciglio o insomma da adito alle classiche battute, insomma già quello magari non fa piacere, tu figurati comunicare che hai aderito al veganismo, cioè che mossa da compassione per gli esseri animali, presa coscienza della realtà dei fatti, perché ci si è documentati, si è visti documentare, si sono visti quei footage che vengono girati nei capannoni così di nascosto, o si sono andate a visitare proprio delle fattorie oppure degli allevamenti intensivi, quindi assunte le dovute informazioni sul trattamento degli animali e sulla loro sofferenza, avendo anche magari tenuto conto del fatto che proprio anche scientificamente parlando oramai si è certi che gli animali, inclusi i pesci, provano dolore, nonché presa consapevolezza del fatto che ci siano conseguenze disastrose a livello ambientale, nonché della salute di quegli esseri umani che lavorano
in questo campo. Quindi presa, come dire, consapevolezza di tutte queste cose che ho detto, ho deciso di assumermi la mia responsabilità, di avere un atteggiamento compassionevole verso gli animali, di allineare le mie azioni con i miei principi morali, quindi di vivere in maniera, anche se vuoi, più etica. E che quindi ho deciso di fare qualcosa per una categoria, quella degli animali, che da sola non ha tanto modo di, come dire, rigirare la situazione, rigirare la frittata. Vedi che le so fare anche le battute. Non ha modo di, insomma, di parlare, perché ha una voce ma noi non la capiamo. E allora ho deciso di fare io qualcosa. Tu figurati, comunicare tutto sto pappardone, no? Per dire fondamentalmente che aderisce al veganismo. Cioè, se già ricevevi critiche semplicemente dicendo che non mangi carne, tu figurati a dire tutta sta roba qua. Cioè, quantomeno uno ti guarda così, dice, ma sei fola? Non sei fuori? Quindi chiaramente non esattamente, diciamo, un incentivo, no? Per coloro anche che magari appunto si sentono vegani e non solo in termini di alimentazione, non è proprio un incentivo, no? Andare ancora ad aggiungere un livello, no? E dire no, in effetti guarda, per me non è solo una questione alimentare o salutistica, c'è qualcosa di ben più profondo e radicato. Un secondo così motivo che posso vedere dietro al fatto di essere sì vegani, ma non appunto non voler distinguere tra dieta e veganismo, è che se tu aderisci semplicemente a una dieta vegana, così come qualsiasi altra dieta, arriva e passa. Una dieta, assumendo una determinata alimentazione, una determinata dieta, non ti assumi nessuna responsabilità, non c'è nessun senso morale dietro una dieta. Una dieta, parliamoci chiaro, la cambi così, cioè veramente dall'oggi al domani, senza pensarci magari neanche due volte. Cioè, se tu, come dire, limiti, no, il fatto di essere vegan a una dieta plant-based, una dieta vegana, è come se tu dicessi, oh, è una dieta come un'altra, anzi in questo caso guarda, faccio pure del bene agli animali perché non li mangio, e poi boh, ti stufi, non ti trovi bene, non sai cosa mangiare, mangi delle porcate, oppure inizi a essere carente perché non mangi quello che dovresti mangiare, ti fai solo di frutta, c'è qualche persona là fuori che lo fa, e poi oh guarda, la mia salute deteriora e peggiora, e quindi vabbè, sai che c'è, cambio dieta di nuovo e tante salute agli animali. Alzate di spalle, è tutto come prima. Capisci che cosa ben diversa invece quando tu prendi una posizione morale, ti assumi le tue responsabilità e scegli di vivere in maniera consapevole, scegli un determinato stile di vita, una determinata filosofia, c'è proprio un'altra presa di consapevolezza, c'è proprio un altro, diciamo, livello di coscienza che viene interpellata. Anche lì, per carità, è ovvio che si può cambiare anche una filosofia di vita, eccetera. Mi sembra solo che sia, non so, un passo in più, ecco, c'è un po' più di rimuginamento all'origine, nonché anche un po' più di coinvolgimento emozionale, ma proprio anche appunto di standard morali. Detto ciò, io assolutamente capisco e cioè, proprio empatizzo con coloro che sono vegan, anche per ragioni morali ed etiche, quindi l'hanno fatto, come dire, quel passaggio in più se vuoi, ma preferiscono tacere, preferiscono non dire se riescono che sono vegan, e quindi insomma si arrangiano come possono nel, per esempio quando magari sono, che ne so, una festa e devono, insomma, c'è cibo da mangiare, o se sono in vacanza, cose di questo tipo, però ecco, cercano di non dire 420 che sono vegan, o non fanno, come dire, nessun tipo di, tra virgolette, attivismo, o sai, parlare magari anche solo tra amici, familiari, eccetera. Capisco perfettamente che non sia facile, perché a essere sinceri, la resistenza, la chiusura mentale ma anche fisica, proprio lo vedi come atteggiamento se stai interagendo di persona con una persona, e gli insulti anche che ricevi, a volte anche online, da perfetti sconosciuti che pensano di conoscerti, perché magari tu sei su YouTube, quindi sai, loro pensano di conoscerti, tu conosci una parte ovviamente di quello che lo youtuber ti fa vedere,
ma soprattutto lo youtuber non conosce niente di quella persona che spesso in maniera anonima o sotto un avatar lascia il commento, e tu ricevi tutti questi commenti e questi tipi di resistenze, e io capisco, può essere devastante, cioè, di sicuro non fa piacere, ecco, però lascia un marchio. E quindi capisco perfettamente come i vegani, anche appunto coloro che aderiscono proprio al veganismo, preferiscono, no, passare in maniera inosservata, preferiscono che se c'è per esempio il classico barbecue, no, il classico grill, la grigliata di, che ne so, Pasquetta o quell'annuale con il gruppo di lavoro, partecipano, dicono niente, magari loro si sono portati il loro burger vegano, hanno mangiato prima, lì bevono solo una birretta e non dicono niente, no? Li capisco perfettamente, vuoi evitare insomma di metterti in una situazione in cui quantomeno vieni sfottuto, se non peggio. Che tra l'altro è anche triste se ci pensi, perché cioè ti sfottono perché tu vuoi fare del bene agli animali e non solo, peraltro anche agli altri esseri umani e all'ambiente, quindi ti senti anche non so, ti senti particolarmente strano, no? Dici, ma non dovrebbe essere la normalità? E tra l'altro concordo anche che in certe situazioni bisogna, come dire, essere svegli, essere furbi, nel senso che immaginati magari in ambito familiare con il tuo partner, o magari vivi ancora a casa con i tuoi, se non c'è speranza, no? Nel senso che nel momento in cui si entra in argomento ricevi semplicemente occhiatacce, insulti, battute idiota, eccetera. Cioè, lascia perdere, è inutile, no? Insistere, non... fai meglio magari fungere da esempio e sperare, insomma, che magari a un certo punto siano più riconnessi con i propri standard morali, con le proprie emozioni, e magari insomma facciano, come dire, abbiano quel momento di illuminazione pure loro, o se no insomma vai avanti per la tua vita e troverai sicuramente altre persone che sono più in sintonia, ecco, con quelli che sono i tuoi principi morali. Però tutto questo mio, ecco, capire, no, questi tipi di situazioni, perché anch'io li ho vissuti e ancora li vivo, penso che non sia, non dia la giustificazione per dire, ah beh, allora non abbiamo bisogno di una definizione di veganismo, non c'è alcuna differenza, la motivazione non conta, l'importante è avere una dieta plant-based e poi se ti stufi oppure insomma qua e là, se ci metti un giorno non vegan va bene. Non so, io penso che abbiamo bisogno invece di essere, come dire, un po' più precisi, se vuoi, un po' più puntuali, e questo non vuol dire, come dire, fissare le cose, no, nella pietra e nel tempo, così come abbiamo creato per esempio un termine vegan per così poter parlare fondamentalmente, poi poter discutere, no, dell'argomento, e poi abbiamo creato la definizione di veganismo. Questa magari si adatterà, anche perché magari ci saranno dei cambiamenti proprio grazie anche a queste nuove attenzioni, nuove accortezze che sempre più persone hanno verso appunto gli animali, ma anche l'ambiente, la nostra salute, eccetera. E personalmente non credo che definirsi vegani come persone che hanno adottato il veganismo come filosofia di vita e stile di vita, non credo, ecco, che questo limiti la nostra identità o la nostra personalità o la nostra persona. Penso infatti che dovrebbe essere origine di forza morale, di un'attitudine compassionevole, nonché di maturità psicologica nell'assumersi le responsabilità per quello che sta succedendo agli animali e al mondo intorno a noi. E quindi per me la motivazione è fondamentale. Quello che c'è, come dire, a monte, no, come spinta propellente per il veganismo è proprio questa presa di coscienza e il voler ridurre la sofferenza e lo sfruttamento degli animali. Ed ecco, dopo tutta questa mega premessa, che però penso fosse importante fare, arriviamo al titolo, diciamo, che ho dato a questo video, cioè il veganismo non fa per tutti. Come esposto fino ad adesso, probabilmente il veganismo non fa per te se vuoi adottare una dieta plant-based, una dieta vegana per le ragioni più disparate. Il cardiologo te l'ha suggerito, vuoi perdere peso, sei un ambientalista, eccetera, eccetera. Ma non sei disposto anche ad adottare il veganismo come filosofia di vita. Cioè non sei disposto a compiere una svolta morale.
a riconoscere e a informarti su quello che accade realmente agli animali, non sei disposto a coltivare un senso di compassione necessario e non prendi consapevolezza sulle tue azioni per maturare un cambiamento a livello profondo e quindi duraturo nella tua vita quotidiana, nelle tue scelte quotidiane. Probabilmente il veganismo non fa per te se sei nella merda. Se sei pieno fino a qui di problemi, non sei proprio, come dire, non ci stai dentro, non stai bene con te stesso, stai andando magari incontro a un periodo difficile della tua vita, ecco, probabilmente il veganismo non fa per te. Perché se stai già rincorrendo 1500 problemi psicologici, magari ci sono stati degli eventi traumatici nella tua vita che ancora non hai risolto, se stai correndo come un cricetino all'interno della ruota senza sosta, facendoti il tuo bel burnout, credo, ovviamente posso sbagliare, però credo sia davvero difficile avere quel momento di aspetta un attimo, cosa sta succedendo agli animali intorno a me? Riesco a sentire effettivamente la sofferenza di questi animali? Riesco a maturare un senso di compassione? Riesco a fermarmi a riflettere sui miei standard morali? Non lo so, la vedo un po' difficile, ecco, essendo una persona che tra l'altro si è fatta un burnout mentre lavorava come avvocato, ecco, la vedo un po' difficile, e io ero abbastanza nella mia nebbia mentale, sempre di corsa, mi svegliavo di notte per prendere appunti, che mi veniva in mente del caso Vatte la pesca, e era già tanto, insomma, se riuscivo a avere compassione verso i miei poveri clienti che, insomma, avevano abbastanza problemi già di loro. Mi trascuravo già abbastanza, io trascuravo anche il mio matrimonio, tra l'altro mio marito faceva lo stesso perché pure lui si stava facendo un burnout in altro ambito, ma ecco, non so, la vedo difficile. Poi magari invece tu sei in grado di, come dire, avere un momento di risveglio, di illuminazione, di così switchare, di fare il passo, abbracciare la morale, l'etica vegana anche in situazioni di questo tipo, e direi chapeau. Ecco, io non sarei proprio stata in grado. E peraltro, se mi immagino altri tipi di problemi, come per esempio la depressione, in cui non sai manco dove sei. Io li ho avuti degli amici depressi, e alcuni invece che mi raccontavano dei propri genitori, quella è una brutta bestia. Cioè, non sai manco dove vivi, difficile che comprendi uno standard morale come il veganismo. Cioè, forse tanto quanto puoi pensare di adottare una dieta vegana, ma così, perché magari il medico o tuo figlio te la buttano lì, ma non sei neanche consapevole di cosa stai facendo in quel tipo di stato mentale. Ovviamente una dieta vegana non faccia per coloro che hanno disturbi alimentari, l'anoressia, la bulimia, ortoressia, eccetera, perché c'è già un problema con l'alimentazione. Quindi se tu abbracci il veganismo, una delle cose, probabilmente appunto quella che ti viene anche più facile fare sin da subito in termini di cambiamenti nella tua vita quotidiana, è quello che mangi. Quindi se c'è già un disturbo dell'alimentazione, non lo so, vai, secondo me si gioca un po' col fuoco lì, ecco, bisognerebbe poter avere magari un supporto, no, di qualcuno accanto a te, che ti segue, insomma, in questi tipi di situazioni. Cioè, in tutti questi tipi di situazioni io penso che sia meglio che uno faccia un attimo il punto, si riprenda possesso di se stesso, si metta a posto, no? Nel senso di proprio ritrovare un senso di consapevolezza, ma un senso proprio di amor proprio, di volersi bene, di accettare il proprio corpo, di amare il proprio corpo, molto probabilmente anche con l'aiuto magari di professionisti del settore. Guarda, per quanto io veramente spero, ecco, che in tanti abbiano questa specie di risveglio mentale e morale e notino come c'è sofferenza tutto intorno a noi, e sai, se non riusciamo a essere compassionevoli ed evitare la sofferenza degli animali anche solo nel semplicemente cambiare le nostre abitudini alimentari, che tra l'altro è scientificamente provato essere
volgere pure a beneficio della nostra salute, non so, la vedo un po' difficile riuscire a essere compassionevoli verso altri esseri viventi, come altri esseri umani, per esempio. E quindi vorrei, ecco, che sempre più persone abbiano questa specie di risveglio morale. Probabilmente uno degli unici, direi, rimpianti nella mia vita è proprio di non essermi svegliata prima. Però allo stesso tempo, cioè, come non voglio che gli animali soffrano, non voglio neanche che gli esseri umani soffrano. Quindi se sei nella cacca, letteralmente, psicologicamente, proprio anche fisicamente, no, in termini di lavoro e di vita quotidiana, eviterei, ecco, di intraprendere magari un percorso dove rischi di farti male. Nel senso, immaginiamoci un anoressico, per esempio, che già non mangia e vomita e basta. Se poi mangia, che ne so, prima magari tanto quanto, che ne so, un uovo se lo mangiava, adesso l'uovo non lo mangia più, cioè vive d'aria, quindi è ovvio che in quel caso il veganismo non fa per te, ma non è il veganismo o la dieta vegana che, come dire, il problema, cioè il problema è a monte, c'è un disagio, è un problema, un disordine in questo caso di tipo alimentare, ed è lì che va, si deve andare a lavorare nella presa di coscienza, nell'accettazione di sé, nell'amor proprio, eccetera, e poi si aggiusta, come dire, la dieta di conseguenza. Cioè, io conosco persone che veramente mosse da assolutamente lodevoli intenzioni e proprio anche con prese morali ed etiche vogliono effettivamente abbracciare il veganismo, però poi allo stesso tempo mi preoccupano perché mi dicono frasi del tipo: sì, allora io adotto una dieta vegana perché abbraccio il veganismo, però sai, non voglio ingrassare, quindi no ai carboidrati, no all'avocado perché mi fa anche quello ingrassare e mi fa venire i brufoli, no ai legumi che mi fanno pettare, no al farro e simili cereali perché mi fanno venire la cellulite, no alla frutta che mi fa acidità, no ai broccoli perché quelli mi gonfiano. E poi finisce che queste persone mangiano sempre le solite quattro cavolate, oppure si sfasciano di porcate, questa è comunissima, si sfasciano di porcate tipo il gelato vegan, però saltano il pranzo. E quindi poi iniziano ad avere ovviamente delle carenze, o si sentono in deficit di energia o di proteine, o si sentono che gli manca la lucidità mentale, eccetera. Ed è un circolo vizioso, perché poi iniziano a cercare di supplementare queste cose qua con le barrette energetiche, 1500 shake proteici, queste robe qua che tra l'altro ti scassano la flora intestinale, quindi ti fanno male e il circolo vizioso continua. Se non mangi abbastanza, oppure mangi quegli alimenti che mancano di micronutrimenti e macronutrimenti che invece a te servono per non solo sopravvivere, ma per fiorire e fare le 500.000 cose che vuoi fare, ne patirai poi le conseguenze. E fammi dire, anche che tu abbia un problema, per esempio, di celiachia o altri di questo tipo, i cibi che sono plant-based sono sull'ordine delle migliaia, quindi è proprio matematicamente impossibile che un medico nutrizionista che è, come si dice, al corrente, ne sa, insomma, di cibi plant-based, eccetera, non trovi qualcosa che non solo appunto ti faccia sopravvivere, ma ti faccia fiorire. Cioè, è ovvio che se ci sono delle condizioni particolari, come intolleranze, allergie alimentare, eccetera, la dieta va adattata, va rivista anche, no, nel tempo, vanno fatti esami e così via, ma così come qualsiasi altro tipo di dieta tu decidi di adottare, perché se te ne freghi e dici vabbè, ma io ho deciso di fare la vegana e quindi mangio il tofu anche se sono allergica alla soia, cioè è ovvio che poi patirai le conseguenze di questa tua scelta, ma capisci che non è la dieta plant-based il problema è che tu hai un'intolleranza alla soia e te ne sei fregato e hai deciso di mangiare lo stesso il tofu e altri alimenti derivati dalla soia. E altrettanto mi sembra ovvio che se hai un disordine alimentare tu ne patirai le conseguenze al di là, indipendentemente dal tipo di dieta che tu decidi di seguire. Cioè, se sei anoressico e appunto non mangi niente e vomiti, lo fai sia che tu sia sotto una dieta keto o chetogenica, la dieta mediterranea o qualsiasi altro tipo di dieta. Se ti sfasci di porcate
e sei abituato a mangiare fast food, patatine fritte, biscottini e cose di questo tipo, lo fai sia che l'hamburger sia di manzo o che sia un hamburger vegano. Se sei abituato a fare quei giochetti del tipo mangio un pacchetto intero di biscotti perché tanto salto il pranzo, lo farai sia che quei biscotti siano i plasmon con uova, latte e la qualunque, sia che i biscottini siano vegani. E ne paterai le conseguenze in entrambi i casi. Di nuovo, il problema non è la dieta vegana che ti ha creato, come dire, che ne so, ti ha fatto ingrassare o ti ha dato delle carenze alimentari, è che il tuo modo in cui approcci la dieta è lesivo nei tuoi stessi confronti. Cioè, quando ci sono questi tipi di situazioni, che purtroppo sono molto diffuse, non c'è dieta che tenga, cioè lì cadrai sempre di default nei tuoi disturbi alimentari, per esempio se tale è la situazione. E questo è uno dei motivi per cui assolutamente non condivido quei motti abbastanza, non quei modi di dire, molto diffusi anche nell'ambiente dove adesso lavoro, no? Nell'ambito dello yoga, listen to your body, no? Ascolta il tuo corpo, o go with the flow, no? Vai con la corrente. Perché se il tuo corpo e la tua mente ti dicono: ma sì, mangiali 30 biscotti e poi salta al pranzo, oppure ma sì, sfasciati ancora un po' di patatine, o no, guarda, è meglio se non mangi, non ne mangi tutto il giorno, ma ancora meglio se non mangi, perché se vuoi perdere quei rotolini, meglio se non mangi. Cioè, è ovvio che ascoltare il corpo e la mente che dicono queste cose qua, bene non fa. E proprio andando a vedere questi video di queste persone ex vegan eccetera, che mi viene da dire: il veganismo non è per tutti. Se sei completamente messed up, come dicono in inglese, no? Cioè sei fuori, rischi solo che ti vai a fare del male e in più vai ad imputare, incolpare incorrettamente e a volte anche in malafede il veganismo per qualcosa che non c'entra niente. Non è il veganismo il problema è qualcos'altro che fa parte o del tuo corpo o della tua mente o in generale, insomma, della tua vita. Perché magari poi alla base di questo ci sono collaborazioni, capisci? Cioè, questi ex vegan hanno delle collaborazioni con dei prodotti, per esempio di origine animale, da cui loro traggono soldi, oppure gli porta visualizzazioni su YouTube. Magari in realtà sono ancora vegan, ma dicono di no e fanno questi tipi di video per poter appunto avere visualizzazioni e quindi soldi tramite YouTube, Patreon, eccetera. E poi magari dopo un anno sono di nuovo vegan. Alcuni di questi ex vegan continuano a fare soldi promuovendo dei libri di ricette vegan, nonché programmi di diete e nutrizione eccetera vegan. Quindi capisci, alcuni sono pure in malafede, e anche quelli che non sono in malafede secondo me non si rendono conto appunto di come vanno a incidere negativamente su coloro che magari appunto o sono interessati oppure hanno da poco intrapreso il percorso del veganismo. E se tu hai abbracciato il veganismo come stile di vita, come filosofia, come stand morale, e poi a un certo punto non so, fai gli esami del sangue per esempio e ti trovano che sei carente di, va a sapere, una vitamina, oppure è un periodo che ti senti un po' più fiacco, così un po' meno energetico di quello che ti aspetteresti di essere. Se hai abbracciato il veganismo come stile di vita, quello che fai è che ti documenti, fai degli esami, chiedi a dei medici, ovviamente dei medici che ne sanno di veganismo e non dal primo medico di turno, che può essere competentissimo e bravissimo ma non saperne nulla di alimentazione vegana e quindi di conseguenza non ti può aiutare su quel fronte. Però se tu ti documenti, no, e appunto chiedi aiuto a professionisti del settore, non ci sono dubbi che troverai il modo di aggiustare quella carenza, per esempio, della vitamina che ti hanno trovato, piuttosto che di ritrovare, non lo so, degli altri cibi, magari cambiare anche delle cose nel tuo stile di vita, nel tuo ciclo di sonno, per esempio, che ti fanno stare meglio senza ritornare a mangiare nessun tipo di prodotto animale. Con la dieta vegana, se non hai abbracciato il veganismo, non lo fai questo sforzo. Dici: ah, vabbè, sono carente di quello, che ne so, sono carente degli omega perché, sai, non vuoi ingrassare, quindi non mangi nessun tipo di grassi di quelli buoni, che sono i semi, pure buoni tra l'altro, o l'avocado, anche quello pure buono. E sei carente, però a te del veganismo non te ne frega niente, l'hai abbracciato semplicemente come dieta, cosa fai? Inizia a reintrodurre il salmone, oppure prendi supplementi fatti a base di, come si dice, fegato di merluzzo, questa roba qua.
cioè non ci va niente, perché tu non hai fatto nessun tipo di cambiamento a livello morale. Giusto per farti capire meglio il mio ragionamento, immaginiamoci che anziché prendere come categoria gli animali, prendiamo un'altra categoria che da sola, tra virgolette, non si potrebbe difendere, come quella dei bambini, no? Un bambino piccolo, anche che parli, insomma, non ha esattamente modo di difendersi in corte o cose di questo tipo, no? È anche fisicamente abbastanza alla mercé di un adulto. Se tu decidi che sei a favore dei diritti dei bambini e che non vuoi vederli soffrire, eccetera, e lo fai come, no, proprio presa di coscienza e attitudine morale compassionevole, non è che dici un giorno lo sei e poi, non so, due giorni dopo chi se ne frega, ammazziamoli tutti. Non è che un giorno mi dici voglio proteggere i bambini dalla pedofilia e quindi cercherò di spargere il verbo, mi documento, che ne so, sui problemi della pedofilia e queste cose qui, e poi un mese dopo non vedi l'ora di violentare un bambino, cioè a meno che non ci siano appunto dei problemi, no, dei disturbi psicologici. Quindi quando c'è una motivazione, no, morale, etica alla base di questa scelta, non la cambi così dall'oggi al domani, a meno che appunto non ci sono dei problemi psicologici gravi. Adottiamola al veganismo, capisci? Se tu fai una scelta morale, quindi inizi a vedere proprio gli animali sotto un'altra chiave di lettura, proprio con altri occhi, non fa il cambio dall'oggi al domani, ma neanche perché magari vai a farti l'esame del sangue e ti dicono ah guarda, vitamina D un po' bassa. Cerchi più cibi che abbiano vitamina D, come i funghi che sono allevati sotto a serra e quindi assorbono le radiazioni delle lampade e sviluppano la vitamina D, o piuttosto prendi un supplemento. Cioè, d'altronde, quanti che si ritengono onnivori, mangiano un po' di tutto, prendono supplementi, la vitamina C, il cebion, il multicentrum, il ginseng, il magnesio, il polase dopo l'attività sportiva, gli shakes proteici per coloro che fanno gli sportivi, eccetera. Che tu sia un amico, un conoscente, un familiare, un illustre sconosciuto, io voglio che tu stia bene e che tu risplenda in tutto il tuo splendore. Purtroppo io non ho studiato medicina o alimentazione, quindi consigli, ecco, sotto quel punto di vista non li posso dare, però spero che, insomma, tu abbia il coraggio e la consapevolezza che se ci sono dei problemi, per esempio dei disordini alimentari o allergie, intolleranze, eccetera, ecco, tu faccia quello che sia in tuo potere per chiedere aiuto a professionisti e che magari appunto decida anche di abbracciare il veganismo, ma che questo lo fai con, insomma, presenza mentale, no? Quindi con uno stand morale, ma anche con una presenza mentale lucida che ti permetta appunto di fiorire in tutto il tuo splendore. E capisco che può essere costoso chiedere aiuto professionale, sia in termini per esempio di disordine alimentare, sia magari quando ci sono dei problemi psicologici che anche solo di insicurezza di te, di bassa stima di te stesso, e che quindi ti vedi due rotolini, pensi che sei grasso e quindi non dici no, i carboidrati no, e i legumi per carità perché mi gonfiano ancora di più, eccetera eccetera, e quindi ci sono dei problemi che andrebbero affrontati, ma magari non hai, ne sei anche consapevole, ma non hai soldi per andare a chiedere a uno psicologo, per esempio, di darti una mano per risolvere questi problemi, poi a un nutrizionista perché ti segua, no, nel tuo percorso, se decidi di andare per una dieta vegana, però capisci che una vita hai e secondo me è meglio investirci. Una cosa che sicuramente ti posso dire, perché di dominio pubblico e quantomeno siamo allineati, ecco, nel 2021 allo stato della scienza attuale, è che i carboidrati non raffinati, quindi i carboidrati integrali, fanno bene. Dobbiamo necessariamente mangiarne tutti i giorni. Abbiamo bisogno anche sì di proteine. Non abbiamo bisogno di proteine di origine animale, ma abbiamo bisogno di proteine che si trovano sotto tante forme negli alimenti vegetali. Non necessariamente prodotti tipo il tofu, il tempeh, il seitan, eccetera, ma anche proprio nelle verdure, nei cereali e nei legumi. Nonché abbiamo bisogno dei grassi, quelli di tipo buono, come quelli che troviamo nei semi oleosi, vitamine
e minerali che troviamo in larga proporzione nelle verdure e nella frutta. Tutte queste cose qui che dobbiamo necessariamente mangiare per non solo sopravvivere ma per fiorire si trovano in una dieta plant-based e come cita una delle più grandi organizzazioni di alimentazione a livello mondiale, di cui vi metto la citazione appunto qua a video, dice proprio che tutte queste cose di cui abbiamo la necessità di mangiare si trovano in un'alimentazione vegana e che questa è adatta a tutti i cicli, a tutti gli stati di vita, inclusa la gravidanza, l'allattamento, l'infanzia, eccetera, eccetera. Non solo, questa alimentazione è anche adatta agli atleti. E infatti abbiamo copiosi esempi di atleti in tutti gli ambiti, ultramaratoneti, quelli che fanno il crossfit, che sollevano pesi, eccetera, che appunto sono vegani, non solo in termini di dieta vegana, ma in questo caso ecco quello che ci importa è il fatto che effettivamente mangino una all plant-based diet. Un'altra cosa che so per certo è che una cosa devi supplementare, che è la vitamina B12, cosa di cui tutti sono carenti, anche gli onnivori, anche i carnivori, perché la vitamina B12 viene sviluppata dai batteri che si trovano nel terreno, nel suolo, e l'avremmo potuta tranquillamente così assorbire, come si faceva nei tempi passati, dalle verdure, perché una volta non si usavano ovviamente tutti i diserbanti e le schifezze che usiamo adesso, nonché non si lavava la verdura così come la laviamo adesso, e quindi la vitamina B12 veniva introdotta. Oggigiorno non viene e infatti gli stessi animali che poi vengono macellati vengono supplementati con vitamina B12 e altri tipi di vitamine, nonché mancabili gli antibiotici. Quindi direi tanto vale saltare, come dire, non la parte in cui andiamo a far soffrire e macellare un animale a cui gli si è dato il supplemento e gli antibiotici, è meglio che mangio io cibi fortificati in cui c'è la B12, tutti quelli che vengono chiamati latti vegetale, ma anche il tofu e altre cose di questo tipo hanno tutte il supplemento della vitamina B12, dipende dalla marca, ma oramai quasi tutte ce l'hanno, quasi difficile trovarle senza, e oppure appunto prendi la classica pastiglietta o le goccine. Io ribadisco il mio invito a fare delle ricerche, ad informarsi in maniera intelligente, no? Non a soffermarci su Wikipedia o su giornaletti così sensazionalistici, non su youtuber che si spacciano quasi per nutrizionisti quando non lo sono assolutamente, ma fare delle ricerche insomma con un po' di criterio. E quindi soprattutto se fai questi tipi di claim, di esclamazioni o di argomentazioni del tipo non mangio cereali perché mi fanno venire la cellulite, ti invito seriamente a fare delle ricerche. Il che non vuol dire andare a sfogliare Men's Health o Vogue, andare a cercare degli studi scientifici comprovati, statisticamente rilevanti. In tanti di questi sono in inglese ovviamente, quindi in pochi sono studi italiani e in pochi sono tradotto in italiano, però in tanti puoi fare, sai, il copia e incolla, quindi comunque anche se non sei insomma ferratissimo di inglese ci sono grosse possibilità di successo nel trovare e nel capire insomma queste ricerche scientifiche. Perché per restare nel tema che mi è stato proposto di recente, non mangio carboidrati perché mi fanno venire la cellulite, scoprirai da fonti scientifiche che ci sono una miriade di fattori che scatenano la cellulite, la genetica, i livelli di ormoni, lo stress, e pare che in termini di alimentazione quello che può favorire la cellulite, al di là della mancanza di bere, sono gli zuccheri, in particolare gli zuccheri raffinati, no? Il classico zucchero bianco. Quindi se tu poi salti per esempio il pranzo, dici no, non mangio la pasta perché poi mi fai venire la cellulite, però ti scofani a metà pomeriggio 15 biscotti, fai solo peggio, cioè non solo vai a favorire magari un problema che già hai di cellulite, ma in più sarai pure carente in termini di macro e micronutrimenti che invece avresti potuto assorbirti con una regolare porzione di pasta integrale con delle verdure, magari una fonte proteica accanto. E quindi tu capisci che poi se mi dici guarda, ho provato la dieta vegana, però mi sento con poca energia e il mio problema di cellulite non è risolto, cioè mi fai proprio cadere le
Sono un po' allibita dalla superficialità, ecco, con cui uno decide, no, di diventare vegano e poi l'abbandona perché fa delle sciocchezze e non si documenta e crede a claim di, appunto, Vogue o cose simili. Ma anche perché, cioè, così riflettendoci un attimo, se sei arrivato alla tua età, qualunque essa sia, nel caso appunto di amici, conoscenti e studenti con cui ho parlato di recente, stiamo parlando più o meno della mia età, quindi intorno ai 40 anni, e se sei arrivato alla tua età con tutta una serie di problemi, per esempio l'acidità di stomaco, un senso di affaticamento dopo i pasti, con la cellulite, eccetera, mangiando come al solito, no? Quindi come un onnivoro, diciamo così, cioè, mi sembra ovvio che se switchi, fai il cambio a una dieta vegana, intanto gli devi dare tempo e in più devi proprio cambiare la tua attitudine alimentare, perché se tu semplicemente sostituisci, come dicevo prima, il gelato, quello con il latte vaccino, con, che ne so, il latte di mandorla, il latte di cocco, e continui a mangiare solo porcate o a saltare dei pasti per poter mangiare queste porcate, non cambia niente tra una dieta e l'altra. È proprio il problema è a monte che va risolto. Semmai con i dovuti tempi di adattamento e anche non nell'adattamento delle papille gustative, non proprio del nostro gusto, se fatta bene, con una dieta plant-based, integrale e appunto di cibi non raffinati, non preconfezionati, eccetera, se non magari salvo qualche volta, no? Un po' di, che ne so, il vegan burger alla grigliata di turno con gli amici, ecco, con quello scoprirai invece che ci sono ampissime possibilità di risolvere problemi di salute come l'acidità, la poca digestione, la cellulite e così via. E comunque considera sempre che l'alimentazione è una parte della tua vita da cui possono derivare tutta una serie di problemi psicofisici. C'è tutto il resto, lo stress, il tipo di lavoro, il tipo di vita quotidiana che tu conduci, quanto dormi, come dormi. Non è così semplice come sembra. Un'altra cosa che appunto di recente mi veniva detto è sui legumi, i fagioli, ma i legumi in generale, no? Che portano a flautolenza oppure fanno gonfiare la pancia, eccetera. È davvero questione di abitudine. Io devo dire, sono sempre stata abbastanza abituata a mangiare i legumi perché mia mamma è una, boh, le piacevano, quindi qua e là li metteva, però non ecco con una regolarità da dire tutti i giorni mangio qualche tipo di legume, che ce n'è una miriade, impressionante il tipo, la tipologia di legumi che puoi trovare in giro, soprattutto poi se vai nei negozi quelli orientali, un mondo. E quindi all'inizio anch'io ho avuto un attimo di, ho avuto bisogno di assestamento, diciamo, un periodo di assestamento, ma ti devo dire che anche quando mangiavo come onnivora, nel senso un bel piatto di lasagne, per esempio, quelle fatte con la besciamella, di latte vaccino, il ragù di carne, eccetera, non è che esattamente non mi creavano gonfiore di pancia o problemi di digestione, anzi. Ma una cosa che ho sperimentato di prima persona è proprio che con i legumi è questione di adattamento, cioè più riesci a mangiarli con regolarità e più li digerisci. È chiaro anche che se tu dici, vabbè, ma faccio questa prova, mangio legumi, eccetera, proprio mangi delle schifezze, quindi per esempio pieni di zucchero e cose del genere, se già sei portato, tra virgolette, ad avere problemi di flautolenza, eccetera, avrai problemi, ma il problema non sono i legumi, sono gli zuccheri e le porcate che hai mangiato. Però ti fa comodo ovviamente imputare il problema ai legumi perché preferisci scofanarti di schifezze. Però lì anche questa è un po' di onestà, secondo me, di trasparenza con noi stessi. E io rido, però capisci che la posta in gioco è alta, perché stiamo parlando di far fuori o meno degli altri esseri viventi, quindi insomma forse essere un po' più onesti e seri con noi stessi potrebbe essere una scelta più logica. Un'altra cosa che ti posso dire è che il gusto cambia con il tempo. Se inizi a limitare per esempio gli zuccheri, che ti farà benissimo, nonché limitare il sale, anche quello ti fa bene, e gli oli, anche sì l'olio di oliva, che noi in Italia tendiamo a consumare prevalentemente quello, ma anche quello, se quantomeno lo riduci, scoprirai veramente tutto un mondo di gusti, cioè tutto quello che prima veniva insaporito in qualche modo perché appunto c'era il sale, lo zucchero, l'olio, magari anche altre spezie, erbe, ma prevalentemente diciamo proprio il sale, lo zucchero, l'olio, scoprirai se li togli che le cose hanno un gusto. E davvero non pensare che mangerai piatti tristi e miseri, perché a parte il proprio gusto intrinseco di quell'alimento lì, come potrebbe essere il fagiolo per esempio, che lo compri secco, lo metti in acqua e poi lo fai bollire, non ci metti nient'altro, scoprirai
cavolo, ha un gusto, ti dovrai abituare, ma quando le papille gustative hanno, come dire, tolto la resina di oli, zuccheri, sale, eccetera, inizieranno a captare il gusto intrinseco degli alimenti. A parte quel gusto lì, ovviamente ti puoi sempre cimentare con le erbe fresche, che sono comunque fonti di vitamine e minerali, no? Tipo, che ne so, la menta, il prezzemolo, eccetera, e oppure spezie, no? Quelle secche, quelle che si usano per esempio per fare il curry, il cumino e queste cose qua. Anche lì è un provare, no? Magari all'inizio non ti piace tanto, però poi lo provi altre 2 o 3 volte in altre occasioni e dici, ma in effetti mi piace. Questo mi è capitato con il cumino, che all'inizio incubo, e poi non ero manco ancora vegana, quando poi a un certo punto semplicemente l'ho introdotto così nella mia alimentazione, perché facevo tanti piatti orientali e quindi il cumino c'era nelle ricette, quindi ho iniziato a metterlo, mi sono abituata, adesso mi piace da matti, prendo i semini anche così e me li mangio, per dire. In conclusione, ti invito a riflettere su dieta vegana, plant-based da una parte e veganismo dall'altra, come presa morale, come filosofia, come modo di vivere. E spero anche di averti fornito qualche spunto di riflessione per fare luce e chiarezza su quelle zone d'ombra che tendiamo un po' a tenere nascoste di noi stessi, no? Lontano dagli occhi, lontano dal cuore, lontano dalla mente. Vorrei poterti trasmettere un po' di forza di spirito, un po' di ragionamento critico, perché tu possa affrontare quelli che sono i tuoi problemi, magari traumi del passato, occlusioni e resistenze che poni a te stesso e che ti allontanano da te stesso, dai tuoi valori, dai tuoi sogni. E se è un periodo difficile della tua vita, se stai male, vorrei davvero poter alleviare la tua sofferenza di modo tale che poi in ritorno tu possa alleviare quella degli altri animali, umani e non umani. Lokasa Mastasu Kinobavantu. Che possano tutti gli esseri viventi essere liberi e felici, e che possano i miei pensieri, parole e azioni contribuire in qualche modo per la felicità e libertà di tutti. Grazie per essere stato con me in questo video, come sempre prenditi cura di te. Alla prossima, ciao!